È l'1.01, buonasera, benvenuti a quest'ultima edizione del telegiornale. Cominciamo da Riace perché a pochi giorni dall'arresto del sindaco Mimmo Lucano, del sindaco di quel paese che è diventato un modello apprezzato in tutto il mondo per l'accoglienza, dal Viminale è arrivato l'ordine. Entro 60 giorni tutti i migranti dovranno essere trasferiti in altri centri. Salvini ha commentato chi sbaglia e paga, riferendosi alle presunte irregolarità contenute nell'inchiesta ancora in corso. Da modello dell'integrazione a centro per richiedenti asilo smantellato nel giro di un mese, un nuovo caso Riace, quello scoppiato oggi dopo l'arresto 11 giorni fa del sindaco sospeso Domenico Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio, arriva la decisione del Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno che stabilisce lo spostamento di tutti i migranti dello SPRAR del comune calabrese in altri centri. Il motivo viene spiegato in questa durissima relazione di 21 pagine in cui sono elencati 34 punti di penalità, inosservanze burocratiche come il mancato aggiornamento della banca dati o la disparità tra i servizi per i quali venivano richiesti i contributi e quelli effettivamente erogati. Chi sbaglia paga, dice il ministro Salvini, mentre fonti del Viminale fanno sapere che i trasferimenti dei richiedenti asilo cominceranno già dalla prossima settimana. Vogliono solo distruggerci, dichiara invece Domenico Lucano, che in attesa della decisione del Tribunale del riesame prevista per martedì annuncia ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Poi c'è il caso di Lodi, delle mense scolastiche, dei pulmini scolastici che sono diventati un caso nazionale. Il partito, la sinistra, chiede al Ministro dell'Istruzione di riferire in Parlamento. Al centro della polemica c'è la delibera firmata dalla sindaca leghista di Lodi che di fatto ha escluso più di 300 famiglie extracomunitarie dai servizi scolastici di mensa e scuolabus, perché non hanno consegnato i certificati rilasciati nei paesi d'origine che ne attestino il reddito. Documenti più delle volte impossibili da reperire perché in alcuni paesi non esistono archivi catastali efficienti. Fermatevi subito, ha chiesto il segretario del PD Martina, mentre il vice premier Matteo Salvini ha difeso la delibera. Circa 250.000 persone sono scese in piazza a Berlino per una manifestazione antinazista e a sostegno delle operazioni di soccorso dei migranti in mare, avvenuto alla vigilia di un importante voto che avverrà domani in Baviera, dove si faranno appunto i conti con un voto che potrebbe portare ad un vero e proprio terremoto politico. Vengono infatti dati in crescita sia i Verdi che Alternativa per la Germania, un partito di estrema destra. La Baviera è la regione più ricca del paese, governata da sempre dall'Unione Cristiano Sociale, partito alleato di governo di Angela Merkel e guidato dal ministro dell'interno Horst Seehofer, che negli ultimi tempi, anche in vista di questo voto, ha assunto posizioni sempre più dure nei confronti dell'immigrazione, anche per sottrarre elettorato all'estrema destra. Adesso ci occupiamo della manovra, mancano pochi giorni alla chiusura del cerchio, poi il testo dovrà essere inviato a Bruxelles, dovrà accadere lunedì sera, lunedì pomeriggio è previsto un Consiglio dei Ministri, si continua a lavorare per portare a termine il programma di governo, le parti sono d'accordo, Lega e 5 Stelle sono d'accordo sul reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, non sulla pace fiscale. Su tutto questo poi oggi sono arrivate le parole di Draghi, che ha cercato di stemperare i toni. Vediamo. Abbassare tutti i toni dello scontro. Con Bruxelles serve ora avviare il dialogo necessario dopo le critiche europee ed internazionali alla manovra economica italiana. Mario Draghi lo ribadisce dal forum balinese di Fondo Monetario e Banca Mondiale e da Bologna il Premier Conte sembra sposare in toto le parole del governatore della BCE e comunque per il governo sarà un weekend di lavoro frenetico. Entro la mezzanotte di lunedì infatti il programma della manovra deve arrivare sui tavoli della Commissione Europea con stime e indicazioni di coperture. Nella sostanza servono una quindicina di miliardi per cominciare a varare i due provvedimenti ai quali Lega e 5 Stelle hanno affidato il proprio destino, la riforma della legge Fornero ed il reddito di cittadinanza. 3 miliardi potrebbero arrivare dal recupero dei fondi del reddito di inclusione renziano, 7 dai tagli ai cosiddetti sprechi, ma ancora nessuno sa descriverli con assoluta certezza. Il tempo dunque scorre con un altro capitolo su cui trovare la quadra, la pace fiscale, altro tema caldo su cui Lega e Pentastellati non hanno ancora raggiunto un accordo che possa chiamarsi tale.
Intanto i partiti di opposizione sono alle prese con le rifondazioni e le crisi, il Partito Democratico con le varie candidature, ultima quella di Minniti e poi c'è quella di Zingaretti che in questi giorni è impegnato con la kermesse chiamata a Roma Piazza Grande, mentre Forza Italia appare sempre più in crisi. Vediamo. Nella due giorni romana, denominata Piazza Grande, che si concluderà domani, Nicola Zingaretti ufficializza la sua candidatura alla segreteria Dem. Verosimilmente si scontrerà con un altro concorrente pesante, Marco Minniti, che proprio domani potrebbe scendere anche lui in pista per la conquista della segreteria. In questi anni, dice Zingaretti, attaccando Renzi, si è cercata non la lealtà, ma la fedeltà. Per troppo tempo le differenze interne hanno significato liti e rotture, anziché costituire una risorsa. Per domani è previsto anche l'intervento dell'ex premier Gentiloni, mentre il segretario Martina si limita a dire: la mia candidatura, io sto lavorando, faccio il segretario, provo a svolgere il mio compito per tutti, come è giusto che sia, poi si vedrà. In Forza Italia invece scoppia il caso Toti, il presidente della regione Liguria, che critica apertamente il gruppo dirigente azzurro e dice: il problema di Forza Italia non è Berlusconi, ma una classe dirigente che si è sempre adagiata dietro a Berlusconi e non ha saputo prendersi le responsabilità di mettersi in gioco. Allo Stato Maggiore non piace l'attacco di Toti e nemmeno la sua vicinanza alla Lega. Così Gelmini dice: Toti mi sembra che sia ovunque, con Meloni, con la Russa e Fitto, tranne che dove è Forza Italia. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto scusa a nome dello Stato alla famiglia di Stefano Cucchi. Chi ha infranto la legge, chi è stato complice deve pagare ed essere allontanato dall'arma perché è indegno di indossarne la divisa, ha detto il Premier. Oggi sulla vicenda è poi intervenuto il Comandante Generale dell'Arma, il Generale Giovanni Nistri, che nel corso di un'intervista ha invocato trasparenza e ora ha detto che siano accertate tutte le cause, i motivi, le dinamiche, forse si è aperto uno spiraglio di luce. Se saranno colpevoli, ha concluso il Generale, i carabinieri saranno rimossi dall'arma e poi si è detto disposto ad incontrare Ilaria Cucchi e il suo avvocato se lo riterranno opportuno. Ora lo sport, domani la nazionale di calcio incontrerà per una partita importante la Polonia, una sfida decisiva per il cammino in National League e poi c'è un campione come Antonio Cassano che ha annunciato il suo definitivo addio al calcio. E intanto però ci sono nuovi campioni, giovani che crescono anche se in altri sport, come nell'automobilismo è emerso un figlio d'arte, Mick Schumacher, 19 anni, figlio di Michael, 7 volte campione del mondo, ex pilota della Ferrari, e lui si è laureato campione europeo di Formula 3. Il giovane tedesco ha chiuso al secondo posto gara 2 sul circuito di Hockenheim, raggiungendo la certezza matematica del titolo. Per Mick Schumacher si è trattato di una stagione impeccabile, 13 podi, 8 vittorie, tutti i piazzamenti maturati nella seconda metà del campionato. Particolare importante il suo team Prema Theodor Racing, è in larga parte italiano, ha la sede in provincia di Vicenza. Ultima notizia, è 1:10, noi ci fermiamo qui, l'informazione torna come sempre domani mattina alle 7, arrivederci e buonanotte.